A tutti e benvenuti al nostro nuovo video. Questo è l'ennesimo, no, non è vero, è il quarto commentary sui quinto commentary sui Pokémon. Scusatemi, ne ho dimenticato uno. Allora, stiamo ancora parlando di mega evoluzioni e qui ne prendiamo uno in cui sono fanmade. Vediamo un po'. Siccome abbiamo iniziato con i fanmade nei nostri commentary, siamo rimasti affezionati a sto genere. Okay, anche perché siamo appassionati di Fakemon. Questo, per fare una citazione, sono presi da un video di Koopa Kart che a sua volta sono, come si dice, presi da un altro video. DeviantArt più altre. In pratica abbiamo copiato un copione, quindi apprestiamoci a compiere il nostro crimine contro copyright. Il più vengono da fantasticfakemon.com. Quasi quasi vado a darci un'occhiata se ci sono immagini di Fakemon. Ok. Mega Heracross. Vabbè, l'han fatto. No, però anche così non sarebbe stato brutto. Sì. Preferisco quello che però hanno fatto i creatori del gioco, secondo me. Sì. La versione originale. Beh dai, Heracross robottone Digimon è qualcosa. Perché questa cambia abbastanza poco. Sì, diventa più... Torkoal! Con i baffi di lava! Baffi di lava e proprio Gusho che è un vulcano. Che sembra quasi un tempio vulcanico. Sembra un monaco giapponese. Oddio, Milotic. Ok, dobbiamo fare delle pause tra l'uno e l'altro. Milotic, come far diventare più Fabulous il Pokémon Fabulous per eccellenza. Ottimo. Aggiungete l'extension sulla fronte e la quadrupla pinna sulla coda. Meraviglioso. Spero. Meraviglioso. Il mondo è semplicemente meraviglioso. Volcarona! Cioè, parli di Pokémon. Di Pokémon. Come si chiama? Coleottero. Ah, i Pokémon Coleottero sono tutti scarsi. Poi ti capita Volcarona, che dio fiammoso. È una cacchio di bestia Volcarona. Mi uccideva i Pokémon di acqua. No, ma veramente una bestia. E poi fallo mega evolvere. Beh, devo dire che cambia non tantissimo, però comunque diventa ancora più divino come Pokémon. Sì, cioè, una falena pelosa divina. Proprio. Mi dà l'idea di distruzione come Pokémon. Sì, è proprio. Com'è che si chiama? Se solo esplodesse e distruggesse la Terra, più o meno. Sì. Mega Cofagrigus esce dal sarcofago ed è una cacchio di mummia. Buona idea, perché. Cioè, come per Kangaskhan. Ci starebbe. Mega Arcanine è un cazzo di cane leone cino-giapponese. Meraviglioso. Pura mitologia, i cani leoni, che non mi ricordo come si chiamano. Già, Arcanine era pura mitologia, ma questo proprio con le fiamme che gli escono dal pelo. Dunsparce, perché non ti hanno messo? Cioè, non si evolve, rimane una cacchina, ma diventa una cacchina mega evoluta. Una cacchina mega evoluta, col codo mega pungiglione sulla coda e le ali più grosse. Tipo mezzo angelico. Mega Zangus. Meglio di un'evoluzione, perché è già forte come Pokémon. Sì. E mi piace così, bello peloso. Fa molto Viking Metal. Pelosino. Fa molto Viking Metal pelosino. Mega Poli, guardate che diventa un cazzo di Battletoad. Diventa un cazzo di Battletoad. Proprio mezzo verde, mezzo. Una fusione tra Polivrat e Poli. Come si chiama l'altro? Politoid. Con le gambe da rana. Meraviglioso. E con la mascherina da lottatore. E con Mega Scizor, che hanno messo. Anche qua preferisco l'altro perché cambia di più, Sì. E poi c'è delle cazzo di cesoie per tagliare la siepe. Mega Lakazam che l'hanno fatto, però diventa satanico. Questo diventa mezzo di tipo spettro probabilmente. Cioè, le corna che sono candele sataniche. Sono quelle candele che si usano per sciogliere il cerume delle orecchie. Ecco, tipo Shrek. Poi luna come naso. Certo, come visiera e naso. Pipissimo. Mega Houndoom che l'hanno fatto. Oh, bella le due teste di come lato. Come spalline. Proprio fa molto Cerbero. Sì, però dai. Anche lì preferisco l'altro. Meglio della mega evoluzione che gli hanno fatto. Sì. Mega Masquerain! Che cazzo verrebbe bene? Cioè le ali che proprio sono due cacchie di occhi. Proprio con la ciglia. Proprio con le lineette qua nella... Come cazzo si chiama? Retina? Sì, no, nel... Iride, no? Iride, no. Sì, boh, tipo. Boh. Quella roba lì comunque, insomma. Mi diventa più peloso. Più pelose con le ali occhiose. Le mega evoluzioni devono essere più pelose. Più pelose. Mega Clamperl. Che si apre ed esce fuori il cosetto divino. Lo cosetto semidivino. Spirito dei laghi. In preghiera. Mega Seviper! Mega Seviper! Mega Seviper! Cazzo che denti! Ma poi questo è un Seviper che lo chiami Seviper. Questo è un Seviper da chiamare Seviper. Che figo. Mega Seviper. Vabbè. Mega Rayquaza, cioè sì, cioè Rayquaza è già uno dei leggendari più forti in assoluto. E questo qua potrebbe evocarlo lo Yobba. Sì, il nostro amico Yobba riuscirebbe a creare sto coso semplicemente distruggendo il continuum spazio-temporale coi trucchi. Vabbè. Riuscirebbe. Solo lui però. Mega Armaldo, quanto non ci stava? Ma è bellissimo, con le ali e le braccia robotiche.
braccia semi-robotiche, le pinnette che vengono fuori dal collo, vabbè, eccetera, senza guscio sulla pancia. Mega Altaria con le ali temporalesche al posto delle ali, stupendo. Sì, ci sta, cacchio. Poi anche il becco, guarda che bello. Becco a... Becco Dasha! Becco Dasha! Battici. Becco Dasha con le ali temporalesche, signori, dovevano farlo. Dovevano farlo. E lo chiamavo Becco Dasha. Vabbè. Wailord è un viper marino, signori. Mega Wailord, tipo mega evoluto, diventa grande come l'intera regione. Tipo 80 km di Pokémon per 3 miliardi di tonnellate, pieno di pinne da tutte le parti. Bellissimo. Splendido. Il Leviatano, tipo. È vero. Mega Feraligator. Satanicissimo. Un po' come stile simile a Groudon. Stra Mega Death Metal. Vabbè, pelosino. No, non è pelosino, sì, c'è la barba, tipo. Ma è tipo fatta di spine. Ok, passiamo alla parte 2 di questo stesso video. Ok, siamo al secondo video. E Mega Froslass. Anche questo molto divino, con i capelli che diventano mani, che diventano pettini. No, lei già ha capelli che sono mani, però diventano pettini e diventano di ghiaccio. Cioè proprio si pettina con le proprie braccia capelli. E la gonna diventa di ghiaccio, anche quella. Il fiocco si biforca. Fiocco che poi diventa distrutto. Ci sta. Sì, ci sta. Molto creepy. Mega Grelly. Ma se Grelly deve ancora evolversi, che cazzo è Mega Grelly? Cioè, una roba, cioè, non coerente. Però è molto satanico. Sì. Zanne che vanno verso il fuori e lacrime di ghiaccio intorno agli occhi. E roba nera che gli esce da dovunque. Ma roba nera non deve uscire, spesso. Mega Dragonite. Anche questo ciccione epico. Divinissimo. Ciccione epico, ali sulla testa, quattro cacchio di ali, anelli ovunque. Coda con gli anelli. Bellissimo. Molto divino. Buddha, signore, Buddha drago sto tizio. Mega persiano. Mega persiano. Penso che quanto cazzo è figo. Penso che Meow del Team Rocket vedesse una roba del genere si strapperebbe gli occhi. Decisamente un cacchio di mafioso stiloso. Di mafioso stiloso, guardate i capelli. Fluenti. Ma le mega evoluzioni sono pelosine. Sono pelosine, punto. I pelosini fanno epico. Mega Solrock che va a fuoco. Lo sapevo che Solrock era malvagio. Va a fuoco stile mag. Stile. Com'è che si chiama? Mag Cargo. Sì, ma veramente proprio. Bruciato. Proprio tipo. È presente in Super Mario Galaxy, una delle ultime galassie, che è tipo proprio pianeta di lava con ogni tanto che esce fuori la roccia. È lui. È Solrock. Un Solrock mega gigante. Mega Solrock gigante, anzi. Mega Maro, vabbè. Lo spettro. Lo spettro della madre di Cubone che lo aiuta da dietro. Quanto cacchio è epica e creepy allo stesso tempo sta cosa. E diventa anche di tipo spettro, beh, mi sembra minimo. Mega Emboar. Dimagritissimo. Comunque grosso. Somiglia un po' a Ganon. E Ganon. E ne vedi mezzo fra Ganon e il primo campione di Unima. È uguale! È Ganon mischiato col primo campione di Unima. È stilosissimo. No, veramente. Il cinghiale più grillo di sempre, signori. Mega Parasite, che diventa un cazzo di mezzo paguro. Mi sembra un po' triste come mega evoluzione. Con i funghi fosforescenti. Potrebbe essere un'evoluzione o tipo una versione alternativa. Però ecco. Mega evoluzione mi sembra. Mega Slowbro! Con le teste. Con le teste che fanno da tirapugni violento. E il pettorale. E appunto. Tipo faccia da piccio incredibile. E i pettorali. Cioè, guarda quello che si vede del braccio. Con la vena. Porca troia. Swag. Cioè, come King K. Rool, pettorale e panzone. Cioè, è come Wario anche. No, Wario non ce l'ha il pettorale. No, Wario non ha neanche il pettorale. Solo le braccia. Mega BM su Blink. Bellissimo. Che cacchio ha qua sotto? Gonna sbrindellata. Gonna sbrindellata. Ci può stare, ma cambia abbastanza poco. Beh, già epico. Mega Sharpedo! Sharpedo che diventa triplo! Col becco! Diventa una via di mezzo con una sula, tipo. Poi sembra un casino, proprio un torpedo. C'ha l'elica! C'ha l'elica dietro! Sì. Bellissimo. Più razzo che squalo, a sto punto. Vabbè. Mega Arceus. Ciao. Non ci volete morti dei Mega Arceus, dai. Cioè, con gli... Il prisma nell'arco sulla schiena e altro arco supplementare sul collo, cioè va bene. Casati. Va bene. Sei già Dio, no? Devo cambiare il mio altarino. Mega Drapion. Molto satanico. Bellissimo. Pieno di spine con le zanne pelose. Tipo baffi, è vero. Baffi dalla bocca gli escono però, con le mega
braccia. Proprio braccia che sembrano dei cosi che sparano raggi per della morte. Sembrano i cosi per prendere i pupazzetti, quelli che mettono la monetina. È vero. Anche la coda. È un bellissimo. Carino, proprio carino. A me piace troppo come forma. Mega Swampert. Più figo del normale. Cioè, come si fa a rendere più figo della mandra gigante? Onde sulla schiena. Due creste. Faccia più incazzosa del normale. E escrescenze osse. Meraviglioso. Splendido. Swampert è uno dei miei Pokémon preferiti. Sì, in assoluto. La cacchio di salamandra gigante. Come fai a non stimarla? Mega Torterra. Vabbè. Testa spinosissima. Coda pure. E poi vengono aggiunte delle rocce anche. E Bowser quadrupede di erba. Lo sai. È Bowser di erba quadrupede. Mega Meloetta. Abbastanza inutile. Quindi passiamo oltre. Se mettono Mega Farfetch'd, giuro che bestemmio. Vabbè! Mega, che schifo! Sembra la principessa Peach transessuale. Che schifo che fa. L'hanno resa un po' meno cessa, Sì, però, cioè, avrebbero potuto fargli qualsiasi cosa che diventava meno gessa. No, comunque, abbracciami. Mega Ursaring che diventa spaziale. Con la meteorite e gli anelli. Diventa l'orso lunare di The Puppeteer. Il piccolo orso lunare. The Moon Bear King. Signori, questo è il piccolo orso lunare. Un po' più incazzoso, però almeno è il piccolo orso lunare. Il panico. Megatropio pieno di foglie e pieno di banane. Banane. Lampone. Chi c'era con te? Mega Cacturn. E cambia stra poco, Pochissimo. Si riempie solo un po' di spine. Cambia un po' la faccia. Un po'. Cos'altro? Basta. È finito. Passiamo alla terza parte allora. Terza parte. La prego, non faccia così. Spero che qua metta un botto di leggendari. Lugia. Lugia, signori, Lugia. Ammiratelo. Iper mega palmato. Iper mega palmato, iper mega pinnato in faccia. Via. E anche sulla coda. Pinne malvagie, poi la parte qua blu che sembra un costume da bagno. Quanto cazzo è bello. È splendido. Semplicemente splendido, signori. Oh, magari fanno un po' di leggendari sul Mega Octillery. Polpo spaziale. Calamaro gigante con le pistole aliene. Cazzo che figo. Bellissimo, via. Bello. Nella settima dovranno mettere un po'. Mega Flygon. Link, cappello da Link. Cappello da Link, 6 ali. E visore appuntito e antennine sopra la bocca. Occhiali da mafioso giapponese. Stra insettoso diventato. Sì. Da cacchio di libellula gigante. Che già lo era prima. Punto. Oddio, Mega Flareon. È praticamente normale. Vabbè, però così dovevano farlo con tutte le parti di lui. Appunto, Mega Vaporeon. Con i baffi. I baffetti e la pinnona. Sta abbastanza. Sì, questo è già più bello dell'altro. Mega Jolt! È un coniglio! Bellissimo il muso. È un muso da coniglietto. E ma pelosino. Pelosino, se sei pelosino sei un coniglietto. Mega Typlosion. Che bello il muso! Muso diventato bellissimo, fumo in mezzo alle fiamme. Semiratto di faccia. Rattissimo, quanto cazzo è bello. Rattissimo, signori. Ratto come un sol. Questo sembra più cattivo, per dire. Questo sembra più cattivo. Spinosissimo. E falci sull'avambraccio. Puttana che bello. Tipo e pannolone. Vabbè, quello serve. Quando lo vedi. Mega Butterfree. È tipo satanico. Sì, c'ha le ali che sembrano una come si chiama? Una vetrata da chiesa. Una vetrata da chiesa. Poi guardalo, nero col pelo intorno così eccetera. Fa un casino noir. Bellissimo, cacchio. Splendido Butterfree noir. Sembra una versione oscura. Vabbè. Mega ciao. Ha problemi al collo questo Pokémon. No, secondo me questo proprio è un collare che si è messo super. Sì, sì. Ogni tanto lo alleggerisce proprio per fare da gesso. Le foglioline che sbucano in mezzo con l'arone, dai. È già pacchiano del cattivo, ma così è peggio. Mega Beast! È un supereroe omosessuale! Quanto fa più schifo del solito, non credo fosse possibile, ma è riuscito a farlo. Mi delude. Con la faccia triste. E con la impronta digitale nel palmo, perché ce l'hanno tutti. Mega Dragonite che si bellissimo. Diventa strasimile alle sue pre-evoluzioni. Bellissimo, con le mani e la coda serpente. Splendido! Riassomiglia un casino a Dragonite. Bellissimo. Questa era splendida, veramente. Mega Knight. Una cazzo di volpe malvagia. Strati tipo spettro.
Questo somiglia un po' al boss di al boss di Okami. Sì, è Demon Lord Ninetales, sì. Trovo qua decisamente più ancora dell'altra evoluzione prospiciente che abbiamo abbezzato. Anche questo stralieno con la faccia proprio. Questo c'è proprio la faccia da pazzo sulla sul petto. Però preferivo quell'altra versione strapelle, sì, rossa che abbiamo visto anni or... Ecco, aspetta, torna un attimo prima. Questo fa quasi azteco. Sì, questo fa più azteco, più messicano, precolombiano proprio. Questo Mega come... Bishop è un cazzo di samurai. Ah, lo sai, vabbè, che ci stava. Sì, è già un samurai, sì. Così è proprio, proprio uno shogun. Uno shogun così. Oh! Voglio un autografo di quello che l'ha fatto. Anch'io. Mega Snorlax LOL. È il minimo. Cioè Snorlax. Ma ci sta tantissimo come idea, proprio che il grasso gli manda gli avambracci. Questo è tornata muscoloso. È prezzemolo in quei cartoni qui diventava muscoloso. Si gira. Porca troia, che figo. Meraviglioso. È terribile. Con le unghie. Mega. Sì, grazie. Cioè, non è già un moschettiere, fatelo anche mega evolvere. Puttana, proprio con... Mega fiocchetto. Ma quanto te lo vedresti te uno scontro l'arma bianca Gallade Bisharp? Ma quando ci starebbe? Un duello, cazzo. Secondo me avrebbero fatto una fanfic di Pokémon con... Mega Boba Fett con la emissimo, creepissimo, con la doppia coda che lo strozza. Che brutto! È più disturbante del solito. Un Pokémon che... Mega Machamp! Mega Machamp! Asura! È una Asura, col fumo che gli esce dalla bocca. Mutande di pelo stile He-Man, perché fa virile. Vabbè. Ed è meno muscoloso del normale. Ok, mandiamolo via perché questo tizio è creepy. Ok, dov'è? Questo! Ok, adesso torniamo dalla nostra amica Trikiwi! Ve li ricorderete, spero! Noi la stimiamo con tutti noi stessi. Ah, lo sapete. Ok, già vediamo nell'intro. Vabbè, questa sera già vista. Sì. E questa? E Zoroark, che non sarà vista. Zoroark più rosso. Altaria. Altaria, ok. Esiste tantissimo. Se diventa Becco Dasha temporalesco, sono d'accordo. Sì. Esattamente, d'accordo. Esisti, riprenditi che adesso muori lo stesso. È supremissimo. È una cazzo di fenice nuvolosa. C'ha i piedi che fanno. Eccellente. È come la Kazam che ha voluto. Sì, sì. C'è le ali che hanno le penne a 3 metri, sì, l'uno dall'altro. Divinissimo. Bellissimo. Con la barba quasi. È una cazzo di fenice cinese. Ci può stare. È il Simurg sto robo qua. Bellissimo. Splendido. Quel collone da cigno. Numero 10. Da cigno ci sono, vabbè. Cioè, c'è già. Già. Ah, ma questa fase l'ha fatta prima del rilascio, sì, di XY. Vabbè, vediamo come lo vorrebbe lei. Ah, ecco, questa l'abbiamo già vista. Già vista, sì, che però è meglio quella che hanno poi fatto, effettivamente. Sì. Oh! Miracle Blade 3. Miracle Blade 3. Questo è lo Chef Tony, Scizor Chef Tony. Meraviglioso. Va bene! Scizor Alien. Mezzo Bionicle. Scizor Alien Bionicle. Certo. Cioè, ma fa paura. Scusate il piccolo jumpscare. Vabbè, Outdoom qua. Secondo me sta per arrivare qualcosa di molto satanico. Ma va. Secondo me diventa un cucciolone. Diventa pelusino. E invece no, col cazzo, diventa più satanico ancora. Elmo, è proprio Elmo che è un teschio. E faccia con una coda. E poi i piedi che sono scheletrici. Bello anche così. Ottimo, signoria. Sì, questa l'avevamo vista. Sì, sì. E questo non è Cerbero. No. Non è Cerbero. È peggiosissimo. Giraffa, è vero! Giraffa Rig ci stava. Giraffa Rig non era male. Ah, doppio! Agnello di Hiroshima. Agnello di Hiroshima, cazzo. Scorie nucleari a palla. Di più, più scorie nucleari a palla. Mezzo maiale. Più scorie nucleari. Però non male come idea. Si scambia la testa con... Oh! Perché bamboloso? Proprio il pezzo, la coda che si è staccata è diventata un'estera a parte, ma gli manca avere prima Giraffa Rig. E si è attaccato una bambola po... Creepissimo! Stra mega ultra creepy. Puttana sei creepy. Milotic. Vabbè, Milotic, il Pokémon è bello. Febulous. Oh, Dolin. Un cacchio di serpente marino Febulous. Riescono solo i Pokémon. Vabbè. Proprio non riescono a fare un sacco di cose che le persone ormai non riescono a fare. Ah, lo sai. Ma questa abbiamo già vista. Non male per niente. Sì, sì. Però ecco, vabbè, essendo solo una mega... Oh, Luzione! Questa è meglio.
questa è fottutamente meglio. Cioè, non è più Fabulous. Fa quasi schifo di faccia. Mezzo giraffa con le ghirlande di fiori giù dalle orecchie. Stupendo. Mi piace un casino. Splendido, porca puttana. È troppo alieno sto coso. Splendido. È un essere dal romanzo di non mi ricordo più chi, per Elandra. Ariados, ci sta un casino anche Ariados. Mi piace un sacco Ariados, nonostante io detesti i ragni. Perché è bello, dai, guardate. Prima idea di Pokémon ragnoso. Sembra idea un po' i ragni teschio di Zelda. Magnifico, con le tre filiere teschio sul corpo e le zampe che fanno da baffi per la testa. E mega cornone. Bello, velenosissimo tipo. Lo so. Un altro che ti avveleni a guardarlo. Pelosissimo, questo è una Ma le mega evoluzioni sono pelosine. Poi vabbè, anche quella faccia, che è proprio faccia da diavolo. Vabbè, dai, era meglio quella di prima. Sì. Quella era proprio ragnone veleno. Perché Ariados non è una tarantola. Tarantola c'è già Galvantula. Sì. Ariados è proprio il ragnone classico. La ragnatela. Galvantula è la tarantola. Così peloso non sta bene. Lui è ragno velenoso. Ariados c'ha più della vedova nera che della tarantola. Vabbè. Starmie. Anche Starmie non sarebbe male. Pokémon schelloso. È un Pokémon veramente strano, cacchio. Oddio! Così è meno strano. Così è molto meno strano, oserei dire. Mezzo coralloso sui punti e diventa gigantesco il diadema al centro, diventando una forma di stella. Non male, però. Vedete, diventa stella dentro e perde la stellosità fuori. Oppure diventa una supernova e col diamante dentro. Bello, sì, però Starmie, cavolo, si può modificare poco, perché alla fine rimane sempre stelloso. No, però così supernova sarebbe gran bello, Dragonite. Vabbè, anche lui merita. Sì, sì, sì. Oh! Evoluzione alternativa di Dragonite. Puttana, che bello. Questo Rainbow sì, è un Pokémon sacro. Rainbow Power, manetta. Ha usato Rainbow Power, sto qua. Deve lottare anche lui contro Tyrek. Anche lui contro Tyrek. E poi, vabbè, Narvalo. Bellissimo! Altra evoluzione alternativa di Dragonite. Ma Dragonite è troppo epico, è troppo sacro come Pokémon. Vabbè. No. Questa è la serpente sacra. Ecco. Questa è la cosa. È la cosa di Fantastici 4. No, ma questo sembra più Dragonite disegnato in modo realista. Cioè, disegnato in un altro modo che sì, proprio però più stile cosa. Più stile cosa, no. Non sembra tanto. Oh, questo è molto divino. Ritorna blu. Sì, tanti nelle mega evoluzioni tendono a ricollegarlo alle sue pre-evoluzioni. Sì. Non è male come idea. Poi è ancora quasi puccioso, dai. Sì. Questo no. Non è questo puccioso, non è per niente. Mega evoluzione, diventa con la faccia incazzata. Va bene. Gli aumentano tantissimo le statistiche. Ma è incazzato. Sembra giusto. Che cazzo ti aumentano le statistiche? Vuoi mettere? Weavile. Che a me ne frega poco. Potrebbe anche non averla. Ma è tipo un Pokémon che ha un pavone sulla testa. Sì, un po'. Anche quello diventa più. Ma tutti devono diventare più pelosi. Ma no, questo non è più peloso, è più frastaglioso. Ah, va bene. È diverso. Ah, basta, è già finito. Zoroarco. Vabbè. Un tipo che si lega i capelli come se fosse una coda, ma in realtà sono capelli. Tipo queste tre corse. Si vede. Quando diventano supreme. Sì, sembra che sia la coda, sì. Poi sono i capelli. Poi sono i capelli che si allungano. Sì, tipo. Questo tizio qua pesa 60 kg nel Pokédex, sono solo capelli, perché guarda che cazzo di vitino c'ha. Sì, sì. E c'era un po' di gambe. Pesano un sacco i capelli. Ah, quella lì rossa che avevamo visto. Shadow Bug. È vero, è stra-Shadow. Abbiamo avuto un attimo di inconvenienti. Eravamo rimasti Shadow. Sì. Ok. Shadow, e abbiamo il numero 1. Raichu. È vero, cacchio. Ci starebbe, perché è evoluto, ma è ancora potenziale. È ancora puccioso. Vabbè, statistiche sì, sono abbastanza alte. Oppure essendo puccioso, il Pokémon più fottutamente cattivo dell'anime. Sì. Comunque, sì. Meno male che non ha messo Farfetch'd, veramente, perché sennò gli sparavo al canale. Al canale, non la vedo. Lei non la posso trovare, la trovo giù per stare a sparo a lei, ovviamente. Ecco io. Vabbè, comunque la cosa. Piante di ballonzolare, ciccione. Troppo obeso. Oh. Ma che schifo. È il gremlin da buono. Sì. Prima che si moltiplichi. Sì, è vero, cacchio. Com'è che si chiamava quel gremlin lì? Che cazzo si ricorda? Non lo chiamavo gremlin da buono, Si chiamava Gizmo. Quello lì. Qua, è uguale, qua. Sempre lui. Nah. Con le zampe da fauno. Questa non la capisco. Mega evoluzione diventa. Gli cresce un Pikachu. E fanno i compagnoni. Ok, questo video è finito. Va bene.
A sto punto concludiamo il video e speriamo che condividiate le nostre opinioni e che magari vi appassionate un pochino al fandom dei Pokémon. Alla prossima con un altro... Forse commentary, dopo dipende sì. Se ne facciamo altre. Sì. Comunque con un altro video di sicuro, perché facciamo video, quindi c'è poca scelta. Ah, lo sai. Arrivederci.